modo in cui le cose vengono vendute determinano anche in parte il contenuto e la forma stessa. Una delle cose credo che ho cercato di sottolineare al massimo nel mio libro è che l'opera non è mai l'opera di un autore, non solo nel senso che c'è un pubblico verso quale questo autore si rivolge, ma che il modo in cui l'opera è distribuita influisce sui contenuti stessi dell'opera. Cioè, secondo me, eccessiva insistenza sulla rivoluzione attuale, che è una rivoluzione, di questo non lo nego, del web, di internet, dei computer, eccetera, e invece di ricordarci cosa succede nel mondo culturale tra il 1880 e il 1910. Abbiamo veramente una rivoluzione straordinaria. Uno dei luoghi comuni più sbagliati della storia della cultura è dire che tutte le cose che si fanno ammazzano la cosa che c'era prima. Quando è venuto il cinema, tu dicevi il teatro finirà, invece ci sono più teatri oggi che 100 anni fa. Quando è arrivata la televisione, la gente non vedrà più film, la gente vede più film oggi che 60-70 anni fa, e così via di questo passo. Ma io mi chiedo, può l'intera industria culturale mondiale sopravvivere di pubblicità? Può davvero la pubblicità, anche l'allargamento del campo della pubblicità, può riuscire a mandare avanti tutta la radio, tutta la televisione, il web e così via di questo passo? Non lo so. Questa è la democratizzazione del web, il fatto che tutti possono partecipare, ma non tutti possono vincere. E lì il fatto, questo è come se tutti noi possiamo fare un film. Sì, possiamo in fondo anche oggi, tutti noi possiamo fare un film, perché costa poco, non è una cosa. Ma quanti di noi possono essere Steven Spielberg?